Nahiri, ops, manca, giustamente, dici che questa è Nahiri, no, questa è una pianura. Nahiri, The Unforgiven, altra carta che sembra essere entrata di diritto in questo mazzo, non in Pioneer, no, anzi, le mie riflessioni su questo formato e su quanto avrebbe dovuto cambiare, in quanto invece non è cambiato, le trovate nel primo video della serie di questo Boros Midrange, qui invece sono per parlarvi di questa carta. Carta interessante perché questo 0 effettivamente è molto molto forte, perché lo potete fare, rifare, fare, finché Nairi non subisce danni, fare, rifare, fare, rifare e prendere carte da 3, 4, 5, 10, cioè nel senso, scusate, 1, 2, 3, 4, 5 finché lei ha 5 di loyalty, oppure se la fate col Mavirexiano 3, quindi è una carta che comunque insomma, rimette sul campo di battaglia le carte del cimitero per farci effettivamente un bel vantaggio, soprattutto quando quelle carte hanno Enter the Battlefield Trigger, perché alla fine del turno comunque vengono esiliate. Poi ci sono dei modi, l'avete visto nella prima partita, per tenersele, tipo Charming Prince. La carta, secondo me, è una carta sicuramente decente, però deve ancora trovare, insomma, probabilmente la sua casa. Noi la stiamo provando qua. Chissà se in standard sta andando da paura, lo vedremo nei video magari, insomma, prossimi. Però vi ricordo invece che per quanto riguarda Pioneer, il Pioneer cartaceo ci sarà il Pro Tour questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, sul mio canale alle 18 in poi. Vi aspetto, mi raccomando, per guardarci insieme, soprattutto per tifare Italia alla grande, che è un Pro Tour cartaceo. Guardate che nel Pro Tour cartaceo gli italiani, l'ultimo Pro Tour cartaceo Pioneer che abbiamo fatto, abbiamo spaccato i culi. Quindi mi raccomando. Detto questo, like sulla fiducia, per cortesia, mettete questo like che mi serve per sconfiggere un nemico incredibile, cioè l'algoritmo di YouTube. E iscrizione al canale se non l'avete ancora già fatta, se l'avete già fatta, bravi. Ricordate che dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. Cosa farò a 10.000 iscritti? Non lo so, ci devo pensare, ma sicuramente una cosa epocale epocale. Epocale. Vai, andiamo a vedere appena troviamo Oppo. Vai che è il nostro, dobbiamo recuperare qui, Trovato! Vinto il dado? Sì, vinto il dado! Ottimo, ottimo, ottimo! Yorion, Yorion, Yorion! Vai! Oh, finalmente la mano è proprio di Cio, non gli manca niente a sta mano. Ah, gli manca le pianure a sta mano. Vabbè, però, insomma, faremo questa, poi questa, poi questa. Vabbè. Mi piace sta carta, comunque. In questo mazzo, quantomeno, che ha bisogno di tante pianure per lay down arms. Comunque Nyctos promossa. Abbiamo fatto un turno prima eccezionale, cioè nella partita di ieri, quando carico il Pyrexian Vindicator e c'è Nyctos a terra, puoi fare veramente un bel casino. Stavo pensando alla giocata appunto della partita di ieri, se era giusta, e che comunque poi andare a fare Vratta lì, non so, è stato un po' meh, non è stato yeah, meh o yeah, da quello dipende, meh o yeah. Allora, il nostro Oppo intanto mulliga a 6 carte, noi aggiustiamo la grafica per avere insomma il massimo del comfort da parte dei spettatori, eccolo qua, pianura tra Ben Inspector. Pensando, scusate, ma perché dovrei giocare quella tappata? Posso giocare Nyctos così pesco? Sì, gioco Nyctos, pesco, poi gioco Sundown Pass. Comunque, ripeto, questo mazzo qua più o meno esisteva già nel formato. Io forse l'avevo anche portato sul canale e non mi ricordo se fosse uno Yorion deck o un deck non Yorion, appunto, però era un mono bianco. Ah, sicuramente esiste la versione, esisteva la versione con Ballista e Heliod. Ah, dovremmo essere di fronte a un signore che si chiama purtroppo Grisfang, che vi ho detto, secondo me G1, noi qui però abbiamo zero chance, zero, zero, zero. Se Grisfang, chiaramente, perché se non fosse Grisfang magari. Vabbè, giochiamo sta Nick, cioè sta pianura, anche se gliela dobbiamo mostrare, così possiamo andare a fare effettivamente quattro bianchi, magari ci potrebbe servire. Se lui arriva un po' tardi con il suo Satyr Wayfinder, vediamo che succede. Cioè, se faccio Vindicator contro Parelion. Beh, Vindicator contro Parelion è figo però, perché blocca. Oddio, questo è rosso. Attenzione, non è vero che siamo contro Grisfang. Quindi bene, quindi bene, quindi bene.
purtroppo questo non ci comprerà una creatura, una pianura, peccato, però aumenta la nostra mitica devozione, poi anche per strike, quindi non puoi più attaccare, lo devi proprio uccidere con il blotto, cioè sacrificando questo. Ok, chi è? Ah, scusate, ma devo vedere. Ho capito che siamo proprio agli sgocci della League. Questo che cazzo gioca? Questo gioca un mazzo a caso. Vabbè. Un po' peccato. Io questo bianco rosso lo volevo provare contro il field, proprio quello vero, quello cartaceo, quello del Pro Tour. Però vabbè, insomma, giustamente tutti sono liberi di giocare quello che vogliono. Che cazzo di carta è questa? Però tassa Oracle. Cinque mana per un clone con dei segnalini. Boh. Due blu d'alto, non ce l'ha lui. Non so, pensavo fosse Ghiru da una certa. Cioè Ghiru da se lo cloni in fondo ti, come si dice, milla tutto il mazzo, poi tassa Oracle. Però non esiste nessuna build di questo tipo. Però quel clone lì che ci fa con quel clone lì? Boh, bah, vediamo. Allora, un verde, un rosso, favola. Oh, strano, cioè, che ci fa? Favola, no, ma dai. Incredibile proprio. È meglio questa. Non gli faccio fare il pesco scarto, che secondo me è super forte. Terra bianca. E poi Eternal Wanderer, che gli leva quella 2-2 per sempre. Tra l'altro prendendo un più 1. Poi cominciamo a essere forti, tra l'altro Eternal Wonder e Skyclave Apparition è una mezza combo, perché le illusioni li lasci via qualcuno. Però sembra proprio un mazzo, cioè rispetto al formato ha zoppato. Vabbè che questo formato veramente, cioè pensavo fosse un formato però niente, si è scoperto proprio un formato dove non riesco a entrare carte perché il power level delle altre è troppo grande. 4 mana, 3 mana per staffare, bello, molto molto bello. Meno per riprendere un accrocco, giusto? Che dice? Mana value 2 in gioco, perfetto. Poi è rapido, può utilizzare rapidamente quelle cose. Ok, quindi adesso mi attacchi, fai un tesoro. No, Bolt non ci vuole, zio. Perché l'ha attaccato per... Ah. Via. Che me frega me? Ah, forse era meglio l'altro però, perché quello gli dà il tesoro, invece questo non gli dà un cazzo. Però piano piano gli leviamo tutto, non è che... Che succede qui? Boseggio? No, che ci fa? Scarto pesco, ancora il clone con due blu, ma che cazzo fa a fare con due blu? Prendo danni, solo esclusivamente per... Con... Cioè, nel senso... Per la devozione, voglio avere devozione in più. Poi quello è un pezzo che rimbalza con Orion, vabbè, insomma, voglio dire. Solo Windgrace, no. Che cazzo? Ci vogliono gli occhiali. Aspetta che sta combinando 1003, io tenel fortuare il mio gilba e non debatte, sta facendo questa cosa millando tutto
mette questo. È il terzo. Che poi fa, perché va al cimitero? Perché sono due leggendari. Quindi ha vinto. Cioè, di sicuro si milla tutto. Poi deve fare da Saora. Vuole fare con Tyvar. Che vuole fare? Oddio, che bel mazzo comunque. Super fantasioso. Villard, sei in ascolto? Guarda che si è inventato questo. Quindi questa carta qui prende un shapeshifter, quindi un elfo. Visto che sono due, sono leggendari, ogni volta muore uno, lo può rifare, lo può rifare, lo può rifare, lo può rifare. Vediamo. Cinque carte nel mazzo. Cioè, poi, oh, Tyvar Kell, ragazzi, cioè Tyvar, come si chiama, Jubilant Brawler, lo rifà dal cimitero. Ma aspetta, ma c'è scritto? Abbiamo avuto un elf or Tyvar Kell. Vabbè, ha finito. Quindi si è millato tutto. Adesso ci vuole Tassa Oracle. Ah, fa Tyvar, perfetto, e fa Tassa Oracle. Fighissimo! Vedi che bello che andiamo a scoprire cose meravigliose di questo formato? Quindi un po', cioè si deve millare un pochettino, dopodiché, dopo che trova due di questi, vince. Va bene, allora, intanto questo, così, insomma, è difficile. Poi direi che questi sono interessanti. Anche Spellbinder, non credo che fargli fare più spell... Non credo. Allora, Eternal Wanderer 2, Nairi via. Questo decidiamo di tenerlo sempre, tanto mi piace. Ossification, che ecco, leviamo le Down Arms e anche Portable All, e mi tengo come removal Ossification e quella Instant. Rest in Peace mi sembra che sia una carta che comunque blocca molto del suo game plan, così lo vogliamo chiamare. Allora, dai, recuperiamo, che qui secondo me con la side siamo fortissimi, Bella quella carta, bella quella combo, bello sto mazzo, tutto bellissimo. Faccio scribe, faccio questo. Vabbè, dai, proviamo, cioè mi sembra forte le Spellbinder. Certo devo trovare le terre buone, perché se non trovo le terre buone qua muoio, questi non li faccio mai. Però, insomma, a parte che questa... Quanti bianchi mi dà questa terra, cioè con Nyctos, quella Nairi? Beh, questa cambia tutto, direi. Scry 2. Alla ricerca delle terre. Nessuna delle due carte va bene. Via. Sì, nessuna delle due carte va bene. A parte la ricerca di Rest in Peace, la ricerca di queste cose. Comunque a me piace la gente, perché capito, deve giocare comunque dei combo. Ci sono dei combo veramente più belli, molto più, come me, ma poi mi piace perché la gente sono io innanzitutto. E invece preferisce giocare, cazzo, due Nyctos, questa è la partita in cui Nyctos la pago, e invece preferisce giocare roba completamente inventata per fare cose fighe. Vabbè, direi una favola, però non è che sono tanto contento della scelta, Oh, le carte rivelate. Sapere che c'ha. Sono queste. E io ho levato una favola. Ok. Qui può fare direttamente satiro per andarsi a prendere una terra, oppure può fare questo,
Nyctos, ripeto, la pago perché adesso ho solo due bianchi e quei Pyrexian Vindicator non li farò mai, però farò Nairi, eh? Nairi la faccio con serenità, che poi mi dai bianchi lei. Però, cioè, questo non ci faccio un cazzo, cioè, io non... Nairi... Rosso, hai visto che flash? No? Si è sbagliata. Sì. Scarto Nyctos, pesco il nulla, attacco con tutto. Ah, potevo scartare questo giustamente per poi rifarlo e che ci guadagniamo niente. Muore a fine turno. No, allora adesso scopriremo quanti mana ci dà. Secondo me ci dà due bianchi, quindi in tutto avremo quattro bianchi. Vediamo, magari. È giusto. Poi scartiamo la terra. Lui è molto lontano dalla sua combo, no? Lui ha trovato un clone. Con un clone solo non gliela fa. Deve trovare due cloni al cimitero. Bello questo. Mi devo ricordare di mettere nel titolo qualche informazione su sto mazzo, che è spettacolare. Veramente spettacolare. Chi è? Abrupt Decay. L'ho visto prima il cimitero. Verde e nero. Boh. No, non credo. Satiro. Qui sta cercando il secondo clone. Proprio cercando. E l'ha trovato. Quindi adesso è a una carta dalla vittoria, praticamente. A meno che io non gli pesco Rest in Peace in faccia. Cosa che onestamente vorrei molto fare. Commune with the Gods. Creatura incantesimo. L'ha trovato? Non credo. Me lo dice? Tassa Oracle, ok. Vai. Vediamo un po' se è vero che ci dà due. Sì. Questo. Questo. Mi sembra una merda. Avrei voluto pescare molto di più Rest in Peace, ma va bene. Attacco, attacco. E se lui può essere che vince proprio adesso, giusto? Non mi ricordo come mana si fa quell'incantesimo che lui ha fatto. Due neri, due verdi. Eh sì, ha vinto. Non sono riuscito a dargli un qualcosa di male, no? Continua. Questi sono leggendari, uno lo butta, quindi grazie a questo può continuare, perché lascia il trigger in pila, prende comunque l'altro leggendario, sceglie trigger in pila, alla fine farà il suo Tyvar Jubilee coso su tassa Oracle che ha trovato al cimitero. D'altro l'altra tassa Oracle ce l'ha in mano. E bravo Oppo, bel mazzo. Certo, proprio male, cioè nel senso, brutto matchup, tremendo matchup. Ah. Sentite, mentre cerchiamo Oppo io attacco un pippone. Ah, mi è capitato tanto, poi dall'altro non lo faccio un po', come sempre sono sempre restio, perché cioè tutte le volte poi la gente... C'è stato Sanremo, ok, io non ho visto un minuto, ho sentito però le polemiche e ho sentito proprio delle polemiche incredibili. Bacio gay di Fedez sulla scena abbastanza bruttarella effettivamente di lui con Rosa Chemical, che simulano un amplesso, no un amplesso, una penetrazione. Allora sono entrato in tabaccheria e devo comprare delle cose, dei fogli eccetera, e niente, ci sono il tabaccaio e un tizio, un signore, che discutono la cosa e chiaramente cominciano la solita tiritera del che schifo, sessuali, non lo devono far vedere in prima serata, stanno provando a convincerci a essere tutti gay e cose così. Primo, secondo, terzo, quarto, quinta volta, non ce la faccio più. Purtroppo io non ce la... La verità è che io non ce la faccio proprio più.
Una volta avrei detto, vabbè, ma che me frega di parlare così, due ignoranti, che me frega, convincerli di cosa? E invece stavolta ho chiacchierato e ho cominciato a chiacchierare, a parlare. L'Italia è un paese razzista, non è razzista, no, non siamo razzisti, sono tutti bene in Italia. Io dicevo, insomma, ma non... mi sono ritrovato quindi a utilizzare il mio tempo a litigare con degli ignoranti che continuavano a difendere una tesi assurda. Manco mi ascoltavano, l'unica cosa che facevano era il dileggio, ah no perché tu sei il professorone, ah no perché tu sei il Corano, la Bibbia, di qua e di là. E questa cosa mi ha colpito, raga, ha colpito perché fa male, cioè fa male ammettere che siamo diventati veramente un paese tremendo, che queste cose qui non si sarebbero mai verificate prima. Ci devono dare un nemico e ce lo daranno sempre, no? E questo nemico viene visto dalle persone proprio come l'unica ragione di vita. Ormai è un noi contro loro, tant'è che questo signore, quando poi se n'è andato, dicendo, dandomi del maleducato, questa cosa, perché io poi mi sono un po' scaldato e ho cominciato effettivamente a rispondere punto su punto, e se n'è andato dicendo, ah, perché prendete un'altra batosta adesso, voi di sinistra. Tra l'altro io manco voto a sinistra e manco voto e niente, cioè trattare anche la politica, no, da sfida da bar, banale sfida da bar, cioè nel senso prendete la batosta, tu la vedi una politica, la cosa più importante del mondo che influenza le vite mie, dei miei figli, di tutti, dei miei genitori, di tutti. Questi, un signore ma distinto pure, insomma anche abbastanza, secondo me, acculturato, almeno credo, cioè non lo so, però vabbè. E, la vede come una rissa, ed è tutto così sbagliato. Voglio darvi un consiglio, quando vi dicono che l'Italia non è un paese razzista, no? Allora dici, vabbè, l'Italia non è un paese razzista, che poi è diverso da dire gli italiani non sono razzisti, però vabbè. Rispondetegli così, gli dite, ok, che cos'è il razzismo? Razzismo è la denigrazione, diciamo il come si dice, precludere determinate possibilità a persone che sono di pelle o provenienza geografica diversa. Tra l'altro nell'Italia non è un paese razzista, è molto complicato da dire, perché a noi ci fanno schifo i napoletani, la prima cosa, no, non a me ovviamente, ci mancherebbe, però anche lui lo diceva, pure i napoletani dicevano razzismo da noi stessi, perché il problema è proprio lì, no? Cioè nel senso, lui pensava che questo difendesse la sua tesi, ma invece, dicevo, torniamo indietro, quindi razzismo vuol dire questo, e in un paese non razzista può succedere che un deputato, senatore della Repubblica chiami orango un ministro? Può succedere ovunque, perché i deficienti sono ovunque, ma poi la passa liscia, secondo voi, in un paese non razzista, in un paese in cui vale qualcosa questa roba qui? E io direi di no. Il signor Calderoli ha fatto proprio questo, no? Diede dell'orango alla Chienghe, o come va pronunciato, perché non lo so, chiedo scusa ovviamente, però credo proprio che sia Chienghe, che era ministro della Repubblica all'epoca. In un paese dove il razzismo viene condannato, che fine avrebbe fatto? Un politico, quindi una classe, un dirigente, tra l'altro stiamo parlando pure di un medico, uno di una certa cultura, che fine avrebbe fatto? Beh, cancel calcio, regà, cancelliamolo, non deve più toccare uno scranno politico, un voto. Ora è vicepresidente del Senato. Qui concludo. Però che amarezza, cioè se mi vedete in questi video, in questa serie di video un po' così, è perché mi è successo oggi. Faccio veramente fatica. Questa mano è intenibile. Madonna, come cazzo ha fatto questo, comunque ha fatto questo risultato con sto mazzo. Mi tengo Nyctos. Sì. Mi tengo Nyctos. In fondo ho un affare doppio bianco, cioè posso lavorarci su sta Nyctos, no? Faccio subito 2-2 first strike e via. Oh,
abbiamo Mono White. Io pure questo pensavo su un buon matchup. Facciamo creature, facciamo rimozioni, vediamo. Probabilmente mi sbaglio un'altra volta, chi lo sa. Ok, tu sei entrato, non fai niente, non c'è un trigger, non succede niente. Poi se entra Talia, farò ossification su Talia. Tra l'altro quell'affare c'ha First Strike, è forte in questo tipo di... Oh, Nyctos anche lui. Attenzione, qui siamo... Ma chi è? C'è già il Mirror, l'abbiamo trovato. Già il Mirror. Questo io non lo gioco, però insomma non... Boh, Trouble Inspector pure io. Questo che leva? Di fatto, cioè, creatura o Planeswalker, quindi non posso levare Portabolone. Sarebbe stata un'opzione levare Portabolone, secondo voi? Secondo me no, comunque. Avrei tenuto per minacce più minacciose. Vediamo se Stanley combina qualcosa di positivo. Lui mi sa che è incartato con le terre. Beh, magari questo lo scarta. Infatti trova terra. Lui ha già tre bianchi, quindi già Nyctos se l'è ripagata. Io questo qui non lo posso fare perché non lo voglio fare, perché non lo voglio fare perché ho messo Nyctos nel mazzo. In verità se pesco terra lo posso fare. Ho pescato mille terre fino adesso. Ovviamente la pesco di questo tipo, cioè tappata. Ma perché mi fa? Hai visto? Oh, non lo so, c'è qualcosa col Malapirexiano che boh. Discard pescard. Ok, go. Va bene. Nyctos poi darà tre mana. Quindi mi permette di fare Pyrexian Vindicator. Poi potrò fare 180 milioni di mana. Che poi una giocata bella con questa Nyctos è pure quella di scartarsi Pyrexian Vindicator, tirarlo fuori con Eri il turno dopo e praticamente avere il mana da Nyctos qua subito gratis, insomma, perché non lo devi pagare, ma lo devi mettere dal cimitero. Non so se avete capito, non so se mi sono spiegato a dirla tutta. Ok, peccato non avere terra, però potremmo andare a cercarcela. Questa non è forte. Dai, proviamo ad andare a cercarla. Proprio vi chiudo nel mio ossification. Ok, terra. Quindi che giocata devo fare? Vabbè, fatto un casino. Ah, questi sono tre mana, giustamente. Io potrei fare ossification adesso per averne quattro. No, io in verità volevo fare Spirit del Companion e poi fare Pyrexian Vindicator. Vabbè, facciamo Pyrexian Vindicator così e ci pensiamo dopo, ok? Tra l'altro penso che Pyrexian Vindicator in questo mazzo, in questo matchup, faccia anche cacare, perché una Skyclave Apparition, una roba del genere, cioè non è la carta giusta. Vediamo se riusciamo però a sfruttare Nyctos e quindi poi a fare un sacco di mana con cui possiamo fare tutta la mano. Possiamo pescare con quel Spirited Companion, poi appunto fare 180 milioni di mana, ma non succederà. Arriva Skyclave Apparition, ecco, Ossification va bene lo stesso. No, quella proprio va levata subito quella carta, eh. Vabbè, io comincerei a pescare con un altro. Pesco. C'ho questo. Di nuovo, sì. Questo pure i miei? No. Va bene, vai. C'è un'altra rimozione, ce l'avrà sicuro. Qui blocca un po'. Se no era un danno. Questa dice che chiaramente quando muore, no. C'è qualcosa di strano. Ah, perché crea un token, eccolo perché. Se no era
non era, il wording non era giusto. Nyctos in questo mono white fa 4 mana, quindi va già sopra di mana rispetto a quanto dovrebbe costare. Chi sei e che fai nella vita? Cerchi pianura, bene. Poi c'hai Coven. E non c'è niente, io questo ce l'ho, bene. Allora guarda, questi quanti sono? 7 mana. Vabbè, allora andiamo così. Andiamo così. Tutto pre-combat, tutto proprio del tutto completamente a caso. Mi ricompro un Enter the Battlefield trigger. Intanto attacco, comunque 5 danni. Non sono da buttare. Oh, buonissima Imperatrice. Molto meglio della mia. Esiliato, 2 vite. Bene. Ok. Ma io direi che questa, secondo me, Double Strike ne è proprio stupida. Lei è fortissima. Allora, ma cosa? Ho usato una Iri? Portacci mia, non ho usato una Iri. Tra l'altro con Eternal Warner posso tranquillamente, insomma, ridurre il parco creature di tutti. Però vi ricordo che fare gli Orion, secondo me, qui è un, insomma, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, solo 5, non è che Nyctos mi dia tutto questo vantaggio. Invece a lui sì, che gli ho 7 mani. 3-4 volante. Più uno a tutte le creature. 5-6 e mi leva Eternal Wonder. Non posso bloccare. Era preoccupato di questa carta. Ci vediamo. 1-2-3-4-5 per dai. Vabbè, vediamo. Io penso che tengo tutto. No, tengo. Allora, aspetta, quanto mi dà questa carta? Poco. 3. Va bene, allora. Pensando un attimo, se prendo anche il tesoro, c'ho un mana in più per poi fare tutto. Vabbè, ma è uguale. Allora, questa così, chiaramente io leverei quella ossification. Poi attaccherei qui per vedere che succede, Succedere di tutto, a dirla tutta. Però se blocca perde devozione, no? Quindi va bene. Giustamente, blocca tutto. Ok, io ti levo Spirited Companion. Sì. E ora devo dire se fare ossification o no. Esce a me, no. Mi sembra che un altro di questi sia migliore. Lo sa Danairi a sto giro? No. Benissimo. Attacca un po' qua. Così te la levo. Mo Nyctos mio mi dà un po' di mana, sì. Non so quanto mi servono di mana, però. La sua Nyctos da 4,
Madonna, abbiamo trovato una specie di mirror, penso non l'avrei mai pensato, però insomma. Tra l'altro lui non gioca carte nuove, non lo vedo, almeno non... Giochiamo Stanairi, per ora insomma. Molti dubbi su Nairi, eh. Molti dubbi. Ok, Yorion in mano. E Yorion che Refalsification? No. Ok, quindi la nostra 5-5 è libera e serena, eh? Che per riprende questo, questo. Se mi vuole dare Knights of the White Orchid, tra l'altro ci metto una terra io. Per poi cosa mi leva questo? No, ricompra l'imperatrice, giustamente, con cui rifà una 2-2, eh? Quello me l'ero un po' dimenticato, chiaramente. Ok. Che è successo? Chi è esiliato? Chi mi ha esiliato? Chi è che ci avevo tappato? Ah, ci avevo tappato le... Ah, il Samurai Token. Ok, Samurai Token direi che va bene, eh. No, io direi che le carte le tengo così, sono tutte veramente molto forti, quindi insomma. Allora, prendiamo mana, facciamo questo, anzi prima faccio questo, che è un po' rischioso prendersi gli Orion, ma va bene, cioè nel senso mi sembra ok comunque. Poi facciamo... Ma sì, facciamo lui. Esilio lei. Si poi gli levo un altro pezzo. Sì, abbandono tutto quel mana. Questa va su Wandering Emperor, questo va là. Nairi l'ho usata. Non ricordo. Allora, questo è un blocco, sì. Perché ho attaccato? Ah sì, questo ho attaccato là, certo. E poi tra l'altro, perché lui non gioca The Wandering Emperor, che è una carta forte in generale. Posto che sta Nairi. Mamma, sta Nairi. Sto già un po' sul cazzo, eh. Comunque. Ah, ma io qui potevo prendere in mano Yorion e non l'ho fatto. Bravo Simone. Con quel mana ci avevo pure pensato, ho detto, oh, non posso prendere in mano Yorion. Bravo Simone. Allora, tu attacchi per forza perché? Ma mica mi conviene. No, non posso prendere niente dal cimitero. Vabbè, allora tu attaccherai tu per forza. E basta. Sì, io qui potevo fare Yorion. Ma poi lo volevo proprio. Ci ho proprio pensato, ho detto, perché rifaccio questo, questo, tutto. Quindi, vabbè, ok. Prendiamoci sto Knight of the White Orchid, che triggera pure. Ah, e visto che è il nostro turno, no, non si può fare. Prendiamo un'altra pianura. Base, va bene. Mamma mia, ma vedete che però Nyctos nel mazzo ci sta bene, cioè. Ma mo come fa lui a levarmi il 100 milioni di mana, appunto, fare gli Orion, cioè non... 5 mana, quel cesso che mi impedisce proprio di fare gli Orion. Pesca 2. Ok. Sì, quel cesso non lo gestisco. Lay down arms su la 5-5, proprio troppo forte. Questo muore. Quindi io gli Enter the Battlefield Trigger, che tra l'altro ci campo io, gli Enter the Battlefield Trigger non li posso usare. Lo stesso Yorion non può essere utilizzato.
che mi invento, raga. Vabbè, tu attacchi. Questo mi invento io. Questo quindi non triggera. Entra, non triggera. Giusto? Elishnorn invece triggera. Aspetta, fammi leggere sta carta. Permanence. Enter in the battlefield non causa abilities of permanence. Non ho capito quello che è successo. Non mi è chiaro. Ma io so Yoro, non posso fare. Vi giuro non ho capito. Vabbè. Vai. Cioè io adesso, questo qua già non triggera lui. Fa, oh ok. Va bene. Vai. È il tuo turno. Non attacco. Devo solo bloccare sta cessa e poi insomma ricomincio a giocare. Mo' ho doppia favola girata, cioè tante cose io, eh. Certo, lui fa tipo una roba che rimuove, lo fa doppio. Questo lo fa doppio. Extraction Specialist, doppio. Una Spirit Companion, pesco due. Trapped Inspector, faccio due cose. Giusto. Sacrosanto. Ok. Importante è levare le Schnorn, chiaramente, dopodiché insomma vedremo il da farsi. Anche noi dovremmo giocarla, tra l'altro, in un mazzo del genere, pieno di Enter the Battlefield, perché non giochiamo un due copie di questa, boh. Quattro, cinque, sei, sette, sì. Mo ci leva Nyctos. Ossification. Massification ne fa due. Oh my goodness. Fortissimo. Ok, vabbè, chiaramente Yorion. Sì. Fai l'altro. Perché io, ah già, non mi triggerano le abilità. Che io devo fare una giga golletta per questa, perché se no sono morto. Vabbè, io per curiosità, no? Però il token lo posso fare, non mi trigga abilità, ma il token lo posso fare. E lo devo fare di una cosa grossa. Lo faccio di lui, una cosa grossa, è l'unico scemo che ho. Ok, non triggera, quindi quell'ossification si porta via le cose. E io dovrò trovare poi un modo, che in verità è già sul campo di battaglia, una volta che l'Eshnorn muore. Mo c'ha un po' di mana lui. Solo 6? Ma dai, Clue deve trovare assolutamente una risposta a qualcosa, cioè nel senso io devo fare, devo bloccare con tutti tranne questo e questo. Ok, ah, l'ho trovata, perché se la flee, la esatto, così non attacca pre-combat. E l'altro ricompra negli Enter the Battlefield, che noi non abbiamo un cazzo, dobbiamo veramente pescare questa, ragazzi. Già. Veramente pescare questa. Quindi adesso con Nairi cominciamo a fare pesco scarto, bla bla bla. Facciamo quella e poi forse la sfanghiamo, forse. Ok. Knights of the White Orchid non va bene, quindi lo scarteremo via. La terra non va bene. E il Spellbinder non va bene. E forse devo riprovarci, però facendolo attaccare. Ah, boh. Questo non triggera. È un volante. Partita un po' noiosa. Secondo me qui
speranze, ripeto, non ne abbiamo, quasi quasi concedo. Cioè, se in verità trovo... Ah no, no, sempre non triggera. Devo trovare Eternal Wanderer. Ossification mia. No, non triggera manco Ossification. Cioè, abbiamo proprio trovato il mazzo, l'antimazzo. Devo trovare le Down Arms, non bastano le pianure. 1, 2, 3, 4. Mi serve la quinta pianura. Cioè, di certo lui che vinca ci mette un po', perché noi abbiamo questo, copiamo le robe, questo copiamo pure il volante volendo. Però solo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 io contavo. Va bene, quell'affare grosso e cattivo. Poi c'è lui che invece è un po' più scemo, doppia pianura in mano. Basica tra l'altro, sì. Dici, attacchi con tutto tranne che con le Snorn? No, attacchi solo con questa. Che potrei levarti, cioè, ma sto a 22, vabbè, mi hai fatto un po'... Che succede? Durante la combat quello... Non ho capito bene perché. Su un altro segnalino, ai danni non me l'aveva ancora fatti. Ok, adesso me li ha fatti. Meno male che non ho doppio bloccato, con questo e un'altra copia che uccideranno questa scema. Ma lui non ha talmente tanto... l'ho pescata. Cazzo, mi sono flippate le saghe, mo. Peccato. Però, insomma, qualcosa li possiamo inventare, ragazzi. Io adesso gli lascio una creatura singola e faccio un casino. Mo ce l'ho la giocata, spero che sia la giocata giusta, anche perché ce ne sono mille. Quindi, Eternal Wanderer va qua. Allora, la giocata mia è... gli faccio tenere una creatura, tengo una creatura io, terrò questo e poi Skyclave Apparition con Nairi, ok? Meno 4. Per me tu tieni lo Spirit Companion, no, Traben Inspector, io tengo questo attivo. Benissimo, muore tutto il resto. Arriva un triggeretto di questo affare, benissimo, dopodiché a 0. Esilio, dov'è? Skyclave Apparition. Levo Ossification. E riprendo Yorion. Con cui mi blinco sia questo. Mi blinco tutto, ragazzi. Allora, voglio che io lo risolva dopo. Quindi prima faccio la 2-2. Sto pensando se fare una copia. Io posso fare una copia di questo, levargli anche questo per Nittos. Vabbè. Per me ok. Partita completamente ribaltata da Eternal Wanderer. Ok, adesso arrivi tu e dici questo. Questo. Questa, questo e chiaramente non Ossification, no, che teneva Yorion e lo terrà per sempre. Ok, ti restituisco un 1-1, poi questa che è una 4-4, no, un'altra 1-1, ho 4 mana in pool con cui non ci faccio niente, proseguo verso la fine del turno, vabbè, insomma, qua ta 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 ta. Ora torna, tra l'altro, la Skyclave Apparition nuova. Torna le due favole. Oh. Ma ho sbagliato. Ah, perché è sempre il token. L'ho rimbalzato e se n'è andato, giustamente, è morto. Sono token. Ma continuo a pensare che sia proprio la carta. Se faceva la carta era troppo forte, sta Nairi, chiaramente. Invece è il token. Touch of the Spirit Realm sul mio Yorion. Io blocco tutto poi, Te lo dico prima. Cioè, proprio con serenità, che mi devi ammazzare tu. Carini sti deserti che lui usa,
No, un'altra volta. No, vabbè, oddio. Perché l'hai fatto? Io ho questa pronta a rifarti lo stesso effetto di prima. Anzi, sono più invogliato a bloccare tutto così. Vabbè, io non rientro, non fa effetti. No problem. Computer no problem. Okay. Allora, questa la scarto. E indovina un po' anche quella. Benissimo. Dopodiché questo me lo tengo. Allora, io attacco tutto. Anzitutto, cioè, proprio regalato questo. Tanto il volante non lo puoi toccare. Mi prendo un po' di tesori. Non sia mai mi servisse il mana, no? Mi serve un cazzo. Spoiler, però vabbè. Ok. Ci sono dei blocchi giustamente forti, non forti, minimi, belli, educati. E addirittura. Ah, così facendo posso scegliere solo le Schnorn. Ah, ho cappellato. Vedi quante cose sempre si imparano. Quindi non altre creature io non posso scegliere nulla. Però vabbè, insomma, diciamo che le Schnorn fa un po' meno paura, eh. Un pochino meno paura, un pochino meno. Questo che ricompra? No. Rispel Binder, no. Adesso tutta gente che... No, allora non ricompra niente. E... fa... scarto pesco. Eh sì. Skyglaive non è la carta migliore del mondo, che non ha effetti. Fa blocco. Che scemo. Pensa le cose, Simone. Al solito quando le partite diventano lunghe mi deconcentro, io sono qua a fare video intrattenenti, e quindi lui mori mi ricomincia con questa Elishnorn, che è una seconda Elishnorn, per la cronaca. Comunque ha fatto creatura, mo potremo... ah no, perché giustamente c'è il volante, non vedo l'ora di attaccare la 5-6 la mia Eternal Wonder, io sono di nuovo punto e da capo. Questa mena me 4-5-6 quasi, forse dovevo farlo quel Trabban Inspector, giustamente erano 4-5-6-7. Ci ho lasciato inculare once again. Sì, Dot Nosir non è, diciamo, insomma, doppio scarto, ok. Questa c'ha pure vigilance, quindi non benissimo. Mo trovo un'altra Eternal Wanderer. Mo posso concedere. Dopo aver fatto sta giga cazzata, ripeto, posso concedere. E, oddio, io ho la possibilità di fare comunque un po' di... questo che fa? Tutta roba con Enter the Battlefield, che quindi non mi serve. Perché ho messo terra che la potevo scartare? Ma io non lo so, io faccio delle cose ogni tanto. Va bene, attaccami. Vediamo se riusciamo a levarla così. Madonna, quanto sta Stanairi? Un altro Extraction Specialist che rifà due pezzi. Che cazzata aver attaccato con tutto, mamma mia. Spirit Companion pesco 2. Madonna, ma tra l'altro, cioè questo è G1. Oh my god, è durato 50, io non mi sono accorto adesso. Cioè, lui c'ha 9 sul clock e 8 sul clock, quindi tocca pure sbrigarsi. Tocca pure sbrigare. Vabbè, lui fa un sacco di trigger, quindi questa la posso andare a vincere col tempo. Vabbè, ce la godiamo fino alla fine adesso, cercando di, insomma, anche se è una partita complicata, fare un meno errori. Allora, Selechnorn ha fatto un vantaggio incredibile, ovviamente. Sì, sì. Ora deve attaccare però, prima o poi dovrà attaccare Selechnorn. Ma se l'è scordato? Io forse gli ho dato, perché con Charming Prince poteva non farla attaccare. Si è scordato, sì. Tra l'altro manco mi muore Iorion in questo blocco. Io con le due favole poi, cioè, faccio quasi vantaggio come lui, faccio questo, pesco, un po' di cose me ne invento, eh.
Va bene, uccidi quello. Quindi Nartra numero 3. Sì, ci sta. Ripeto, colpa mia, partita che secondo me avevo assolutamente stravinto. Pesca 100 carte. Io rifaccio questa giocata, chiaramente faccio lui. Oh, posso copiare un po' di cose. Vai. Oddio, potevo... No, infatti ho sbagliato. No, non ho sbagliato assolutamente. Lui doveva assolutamente attaccare con Alecnorn. Oh, fermo, dopo l'attacco io devo fare un po' di copia di gente, eh. Sì, attacchi con tutto. Bravo, ci sta. Tutto, tutto, tutto. Intendi tutto. Va bene, attacca con tutto. Allora, dicevo, devo fare copia. Copia. E poi blocco. Mo ci vuole la quarta e le Schnorn, zio. 4, 5, 6, 7, 8. E questo... Bella 3, 2, ma ho perso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non ho perso. Allora, scusami, tu che fai? Non blocchi. Spirit Companion. Ripeto, cioè, io poi ho copia di Skyclave, copia di Skyclave. Insomma, un po' resisto, cioè, se non mi disintegra. Ah, ma con questo vince? No, perché può attivare solo come Sorcery. Ah, questa è un'ottima carta. È un'ottima carta, chiaramente ribalta tutto. Comunque se faceva questo prima aveva vinto, Sì. Io qua... Ah, c'è pure lei. Lei dà pure first strike. Non so chi... Cioè... 5 perché gli dà il segnalino, quindi mi ammazza anche gli Orion. Mo io pesco Eternal Wanderer, così proprio per essere tra virgolette... Perché non è morto ieri? Sbagliato? Ma questo se decca con uno Yorion deck, ve lo sto di prima. Vabbè, scartiamo qualcosa. Questo è carino, Cioè questo è molto carino. Questo è veramente forte. Con due copioni. Veramente, veramente forte. Peccato che è troppo tardi. Veramente, eccessivamente tardi. Peccato, questa è comunque stata una bella partita, cioè nel senso, se non c'era quell'errore da parte mia, secondo me l'andavamo proprio a vincere comoda, però lui può pure ritirarla fuori le Schnorn, non è che, insomma. Tra l'altro col più uno più la first strike, sì, quindi questa non morirà, tipo, ma oddio, mai è una chiacchiera. Ok, Skyclave Apparition, che ovviamente fa doppio trigger. Ok, io guarda, ti lascio con uno di questi da attaccare into e pure un altro, mi sa. Che game incredibile, lunghissimo. Vabbè, qui attacchi con tutto coi deserti, dai, va. Basta, facciamoci quella dopo. Però basta veramente attaccare con tutto coi deserti, E boh, questi 1, 2, 3, 4. E secondo me porta Bolol. Anche no, diciamo. Il Spellbinder mi piace. Sì, sì. Cioè, io qua passo e rimuovo le Schnorn. Cioè, l'idea è quella. Leviamo una Skyclave. Che effettivamente, cioè, è forte, ma è scarsa perché. Se c'è le Schnorr non funziona. Allora facciamo così. Leviamo questo. Abbiamo detto che è brutto. Abbiamo detto pure prima.
mi fa vincere per tempo, quindi partita poco interessante. No, non mi fa vincere per tempo, sì, sicuramente sì. Adesso faccio submit e lui concede. In 6 minuti mi dice questa partita non la finiamo, o vuole finire on the play. Lui dice quella on the draw non la finirò mai, quella on the play sì. Vabbè, proviamoci. Ci proviamo tutte e due allora, eh? Vai, keep. Tanto io on the draw c'ho questi, tu non ce l'hai, so carino. Lui 5 carte, quindi alla fine abbiamo scampato, ma solo grazie al culo. Mamma mia. Mamma mia. Guarda, te lo esilio. Te lo esilio, ti do 2 vite. No, veramente, eh. Non... Ah, comunque, forse Rest in Peace era... No, non è vero che te lo esilio. Che cazzo sto dicendo? Che devo pescare la terza terra. E... Forse Rest in Peace era buono da inserire, eh. Boh. Spirit Companion, tutto a posto per lui. Io terza terra sì, terza terra no, terza terra sì. Vabbè, comunque noi una pescata ce la facciamo. Posso fare Knight of the White Orchid senza prendere la terra, secondo me va bene. Poi faccio Favola e Pyrexian Vindicator, mi sembra buono. Terzo mana, Spirit Companion, non puoi attaccare, io invece sì, il mio è First Strike. Eccoci qua, sarebbe figo almeno finirla la partita. Certo, Luigi 2 non l'ha giocato, appunto, concedendomelo, in quanto diceva vabbè, lui è on the play, la vince sicuro. Cosa che tra l'altro io non sono sicuro che sarebbe successa. Comunque, andiamo a vedere questa Eleshnorn. Eleshnorn che costa 5, noi quindi dobbiamo avere 5 pianure per fare quelle di Down Arms che mi sto conservando chiaramente per l'occasione. Tanto arriva Fable of Mirrorbreaker che va bene, cioè nel senso noi... io senza paura in verità slammo Pyrexian Vindicator, eh. Po' senza paura. Se tacco attacco. Ho 3 pianure. La quarta in mano. Ok, l'unico blocco è questo. Questo muore. Potrei fare Nahiri e cominciare con Nahiri. Avrei dovuto tenermi open per fare questa giocata. Cioè, avrei dovuto tenermi in difesa. Era molto meglio tenersi in difesa, secondo me, e fare Nahiri. Non mi sono andato a prendere la 3-3 perché ho detto ce l'hai Ossification per levarmi sto Pyrexian coso? Perché se non ce l'hai, cazzi tuoi. Cioè, nel senso, non... cioè, faccio Nahiri, ti faccio attaccare in tu questo... Ecco comunque perché la usa il creatore del mazzo Nahiri, eh? Proprio per questo motivo, per far attaccare qua. Spirito del compagno un'altra volta. Lui ha 4 minuti, lui può vincere completamente la partita, eh? Cioè non... Nyctos va alla grande, adesso può giocare su... Ok, a proposito di Nyctos va alla grande... Va bene, faccio così, adesso insomma comincio a reagire... Via Iorion, lei da un arms qui, così mi piglio la mia carta. Questo va così e comincio a attaccare, continuo ad attaccare. Mi sono fatto danno perché poi pescherò. Il First Striker non viene bloccato. Che mano c'ha lui? C'ha Lay Down Arms e Tonnozir. Tonnozir fa male chiaramente, però comunque sono contento di avergli levato molta devozione, quindi Nyctos è molto meno forte. Lui ha 3 pianure, quindi non può avere a che fare con, per ora, questo. Tonnozir va bene e me l'ha data vinta. Vabbè, signore e signori, grazie per aver guardato questo lunghissimo video, forse un po' noioso. Qui c'è il video di lunedì in cui spiego il mazzo e che ve ne pare. Aspetto i vostri commenti
grazie.